Il mercato azionario asiatico chiude in rialzo per la terza sessione consecutiva, assecondato dal calo del prezzo del petrolio. La crescita dell'attività manifatturiera europea accelera al passo più veloce in oltre 10 anni a febbraio. Le materie prime registrano il periodo di guadagno più lungo dal 2004, battono azioni, obbligazioni e dollaro. In collegamento internet da Torino, Enrico Malverti è analista quantitativo di Private Consulting. Ciao Enrico e benvenuto a Vloganza. Grazie, buongiorno a tutti. Dunque, i mercati azionari in Asia che salgono, la terza sessione consecutiva per l'intero mercato, anche se qualche segno negativo lo vedremo. Al momento in cui stiamo registrando, il mercato azionario europeo sta segnando un rialzo. Il contratto per consegna ad aprile del greggio a New York ieri sera è calato a $96.97, siamo sempre alle porte dei $100, ma pare che questo abbia fatto bene all'azionario. Sì, esattamente. Abbiamo assistito negli ultimi giorni a un recupero di un po' di tutti i mercati, e soprattutto abbiamo visto un bel recupero anche dei mercati asiatici. E tutto sommato ci sta anche dal punto di vista tecnico, certamente aiutato, come giustamente è stato detto, la diminuzione del prezzo del greggio. Ma anche dal punto di vista tecnico eravamo in una fase per i mercati asiatici di forte ipervenduto e quindi un rimbalzo fisiologico era nell'aria. E ora vedremo il test delle resistenze e se riusciremo a salire per altre due sedute potremmo anche invertire il trend di breve che era diventato ribassista sulle borse asiatiche, ad eccezione del Giappone, a mio modo di vedere, e contare su un recupero in prossimità dei massimi. Dunque, l'Arabia Saudita intanto si è offerta di sopperire all'eventuale mancanza di forniture derivate dalle rivolte in Libia. Il fatto che il prezzo del petrolio stia correggendo evidentemente è una buona notizia per tutti, rimane ancora un forte ago della bilancia il prezzo del petrolio. Sì, sicuramente è un mercato che tutti guardano e che ha il cui prezzo ha un notevole impatto anche sulle quotazioni dei mercati azionari. Questo lo si è visto chiaramente appunto anche negli ultimi due giorni o anche già dall'inizio della crisi, in quanto il rialzo del prezzo del petrolio aveva contribuito a determinare una correzione abbastanza importante e viceversa la diminuzione del prezzo del petrolio non può che far bene ai mercati azionari. Abbiamo visto anche dei dati economici che sono arrivati dall'America ieri, alcuni particolarmente deludenti come la spesa dei consumatori, ma alcuni leggermente incoraggianti come l'aumento dei redditi che sono saliti dell'1% a gennaio ed hanno ecceduto le aspettative degli economisti. Fra le altre cose, ieri sera è stata pubblicata anche una misura dell'andamento dei cosiddetti small businesses, negozi e piccole aziende in America, pubblicata dall'Institute for Supply Management di Chicago, che è salito a 71,2 a febbraio, il livello più alto dal 1988. Insomma, si vanno a cercare anche con una certa determinazione, diciamo, quei dati economici che, seppur modestamente, stanno puntando verso la ripresa. Sì, assolutamente, è verissimo. Nonostante che ci siano dati economici che sono ancora contrastanti, si cerca di infondere ottimismo ai mercati finanziari e questo ottimismo dobbiamo dire che è stato anche recepito dai mercati finanziari, perché tutto sommato abbiamo visto un'Europa e un'America che sull'onda della crisi libica ha perso alcuni punti, però i supporti hanno tenuto. Immediatamente siamo ripartiti, il DAX ha tenuto benissimo l'area dei 7.000 punti, quest'oggi addirittura ha dato un attacco verso i 7.400, quindi in prossimità dei massimi assoluti, e quindi il trend di fondo delle piazze, in particolar modo
quella tedesca e quella americana rimane assolutamente positivo e quindi le prospettive sono ancora buone per da qua fino a maggio. Intanto un'altra ragione per l'incremento del mercato azionario asiatico, in particolare quello giapponese, lo yen che si indebolisce e che asseconda l'andamento degli esportatori. Vediamo che invece l'euro appunto ancora in rialzo sia su yen che sul dollaro. E l'euro ci porta in Europa dove una misura dell'attività manifatturiera è salita fino a 59 punti il mese scorso da 57,3 di gennaio. Questo è un dato che rende pubblico il Market Economics, una società che appunto ha sede a Londra. Questo numero 59 per quanto riguarda l'attività manifatturiera europea è il più alto dal giugno del 2008, del 2000. E questo è un altro di quei dati la cui lettura superiore a 50 punti indica appunto un'espansione. Ricordiamo anche che il Fondo Monetario Internazionale venerdì scorso ha detto che l'economia mondiale potrebbe crescere del 4,4% nell'anno in corso, con la regione euro che potrebbe crescere dell'1,5%, gli Stati Uniti del 2,5%, mentre le economie dei mercati emergenti sono considerate ancora brillanti dal Fondo Monetario Internazionale. La fiducia nelle prospettive dell'economia europea è salita la scorsa settimana, giovedì precisamente, al livello più alto degli ultimi 3 anni a febbraio. Sì, nonostante le aspettative di crescita sull'Europa siano inferiori rispetto a altri mercati, dobbiamo dire che la Germania, che ha una doppia velocità rispetto alle altre piazze europee, rispetto all'Italia, rispetto alla Spagna, ad esempio, e quindi occorre fare poi una certa distinzione quando si parla di Europa, perché ci sono appunto piazze tedesche e in parte anche quella francese che offrono delle ottime occasioni di investimento. E mi aspetto anche che il trend della Germania continui a rimanere molto solido nelle prossime settimane. E sono anche facilmente accessibili queste piazze straniere? Insomma, intendo dire, un investitore italiano alla resa dei conti, chi glielo fa fare ad investire in Italia? Ma è facilmente possibile riuscire a investire un po' su tutte le piazze finanziarie mondiali oramai, perché sono passati ormai 10 anni dall'avvento del trading online, la maggior parte delle piattaforme di tutte le banche principali consente di poter accedere a tutto l'universo investibile, ad esempio sugli ETF, gli Exchange Trade Fund, che consentono di investire sugli indici di tutte le borse mondiali principali, da quelle asiatiche, il mercato sudafricano, l'Australia, il Canada. E quindi direi che sia molto facile al giorno d'oggi per un investitore, anche non troppo smaliziato, riuscire a diversificare geograficamente. Tra l'altro, gli ETF sono anche strumenti abbastanza semplici che consentono di gestire il rischio in modo migliore rispetto a singoli titoli su piazze poco conosciute, di cui magari su mercati un po' esotici non si conoscono i dati fondamentali oppure tutti i dati societari, mentre investire direttamente su un indice è una cosa che per un investitore non molto esperto, consente comunque di poter diversificare appunto geograficamente con un rischio di portafoglio tutto sommato accettabile. Intanto vediamo che i metalli raccolti vari, in generale le materie prime, stanno facendo meglio di azioni, di obbligazioni e del dollaro. L'indice Standard & Poor's GSCE, Total Return, che misura l'andamento di 24 materie prime, ha guadagnato il 3,8% a febbraio ed è salito per il sesto mese consecutivo. Questo è il periodo di guadagno più lungo dal 2000. Sì, le commodities hanno un trend di crescita fortissimo, un po' tutte, non solo
i metalli preziosi, ma anche le commodities agricole sono inserite tecnicamente in un canale rialzista molto forte e sono oggetto di una speculazione sempre maggiore, sempre crescente via via col tempo. Tra le ragioni, sappiamo benissimo la diminuzione delle terre coltivate a scapito della cementificazione, dell'urbanizzazione sempre più vasta un po' in tutte le regioni del mondo e la crescita della popolazione mondiale, oltre appunto alla speculazione, perché chiaramente le aspettative sono quelle che muovono i mercati e una delle prossime bolle, se non già una bolla che è già qua arrivata tra noi, è appunto quella delle commodities agricole. C'è una comunicazione del governo dell'Australia che dice i prezzi globali particolarmente le commodities alimentari, dunque grano, soia, zucchero, potrebbero calare dal prossimo anno perché i centri di produzione, insomma, stanno aumentando, sostenuti dal fatto che i prezzi stanno aumentando. Insomma, si produce di più, dicono gli australiani, e questo potrebbe portare a un calo dei prezzi. Tutto è possibile, quando un mercato è in una fase di crescita così alta, così intensa, è normale che possano, capitare anche delle correzioni molto violente. Quindi, potrebbe benissimo capitare una correzione importante, anche se bisogna tenere in considerazione dall'altra parte, che, molte di queste commodities saranno utilizzate in modo sempre più intenso per i biocarburanti. E quindi ci sono vari elementi da tenere in considerazione. Io mi aspetto comunque una volatilità che sarà molto alta anche nei prossimi mesi su questi strumenti finanziari, però una volatilità alta significano rischi elevati, ma anche grosse opportunità di profitto per gli investitori, per i traders, perché i movimenti sono sempre molto intensi e quindi sarà facile, tutto sommato, rispetto ad altre piazze, riuscire a identificare le fasi correttive, mentre è molto più difficile riuscire a muoversi per i traders e anche per i comuni investitori quando i mercati entrano nelle cosiddette fasi laterali, come ad esempio abbiamo vissuto sul mercato italiano negli ultimi 6 mesi. Enrico, c'è qualcosa che sta cambiando sul debito italiano che merita di essere notato. Che cosa dicono i cosiddetti CDS, Credit Default Swap, appunto un modo per assicurarsi dalla possibilità di insolvenza dell'emittente? La curva dei rendimenti italiana adesso è più ripida anche di quella spagnola. Che vuol dire? Significa che il rischio percepito in questo momento dagli investitori è in crescita per il debito italiano. Questo lo si vede bene anche nel comportamento delle due curve del Bund tedesco e del BTP Future italiano. Negli ultimi giorni abbiamo assistito a una divergenza. Ossia a un Bund che ha dato segnali di ripresa, mentre un BTP che ha dato segni di cedimento e quindi uno spread che si è allargato tra i due strumenti finanziari. Quindi sicuramente in questo momento il rischio che viene percepito sul mercato, sul debito pubblico italiano è in aumento. Enrico Malberti, Private and Consulting. Grazie Enrico, arrivederci. Grazie a voi, buona giornata.